sarà un'edizione molto ricca, decisamente ricca. Nonostante le difficoltà iniziali, siamo riusciti ad allestire un programma interessante, molto articolato, molto complesso. Kafka è il protagonista di una sezione che si chiama Meridiano K, che sarà poi contraddistinta da interventi a vari livelli, perché avremo sia scrittori, sia germanisti, sia attori, avremo il cinema, perché Kafka è stato saccheggiato dal cinema, avremo la rete, quindi Kafka letto a più livelli e attraverso una molteplicità di linguaggi. Poi segnalo il consolidamento delle due sezioni nuove che hanno riscosso il maggiore successo negli ultimi anni, che sono Classica, dedicata ai testi, alle opere, agli autori che non invecchiano mai, Filosofia, Salerno Filosofia, che è una sezione molto amata dal pubblico, perché sposta l'asse della discussione dalla letteratura di finzione alla riflessione filosofica, alla speculazione filosofica, sempre però tenendo presente la dimensione anche narrativa della filosofia. Tra le novità di quest'anno segnalerei una sezione cui tengo personalmente molto, che è il racconto della scienza, perché abbiamo registrato con Paolo Di Paolo, che è condirettore con me del festival, e con Daria Limatola, che cura il programma Ragazzi, ma non solo, abbiamo registrato che la letteratura scientifica, cioè tra coloro i quali scrivono di scienza, c'è un interesse fortissimo per la dimensione umanistica, per la campitura umanistica dei problemi. Abbiamo libri di scienza, di scienze naturali incantevoli anche dal punto di vista letterario. E in questa sezione, appunto, intitolata Il racconto della scienza, noi coinvolgeremo delle figure che sanno raccontare la scienza, ma soprattutto la natura, il mondo della natura, il nostro ambiente di vita, in termini soprattutto di meraviglia, in termini di incanto, in termini di bellezza, non abbandonando il tono apocalittico che ci caratterizza purtroppo in questi anni, perché i problemi ci sono, lo sappiamo tutti, a partire dal cambiamento climatico, ma puntando in particolare sull'apprezzamento, cioè sulla rivendicazione forte della bellezza naturale. Cioè, la natura è qualcosa di meraviglioso che riserva ogni giorno delle sorprese, delle scoperte, e questo noi non lo sappiamo. Cioè, noi ignoriamo che la biodiversità ci porta ogni giorno, porta gli studiosi ogni giorno a scoprire delle forme di vita, a volte anche grandi, non dei microorganismi, pensiamo a dei primati 70-80 centimetri, di cui ignoravamo del tutto l'esistenza. Quindi il mondo è ancora da scoprire, non è solo da distruggere purtroppo, ma è ancora da scoprire per fortuna. E quindi questo mi sembra un aspetto interessante. La sezione classica, quella tradizionale, quella di letteratura, è una sezione quest'anno molto nutrita, molto ricca di autori e opere di primaria importanza. Saluterei la prima volta a Salerno di uno scrittore come Walter Siti, che è tra i più grandi scrittori in questo momento in Italia, uno scrittore di assoluto riferimento, di assoluta originalità. Avremo la presenza di Giancarlo De Cataldo, per esempio. Bella conferma sarà quella di Daria Bignardi, che è un'amica storica del nostro festival, nutrita anche la presenza straniera. Segnalo un autore all'esordio in Italia, che è Aslak Nore, il quale ha scritto un thriller che presenteremo, ma che ha anche una vita, una biografia molto avventurosa, e quindi sarà una scoperta interessante. Sarà presentato da uno scrittore italiano d'eccezione come Diego De Silva, a cui è affidata anche la produzione. Avremo uno scrittore importante, irlandese, Marco Connell, uno scrittore veramente di grande importanza, scrittore giornalista irlandese che scrive per le maggiori testate in lingua inglese, che ha dedicato un libro a un delitto, soprattutto all'autore di un delitto, ha incontrato l'autore di un delitto efferato, e ne è venuto fuori un libro di grande potenza, che suscita grande impressione. Quindi avere Marco Connell a Salerno è stata una
sarà una bella occasione per conoscere, per chi non lo conosca già, perché è tradotto da Adelphi e dal Saggiatore nei suoi primi due libri, un autore di primaria importanza.